io, ti puoi permettere di dire a una donna che ha perso un figlio che gli sta bene? O un'altra è meglio un tumore che una figlia come te? E dargli uno che ha problemi disfunzionali? Tu che problemi hai, puttana di merda? Eh? Sentiamo un attimino, che problemi hai? Eh? Ma te lo dico chiaro e tondo, sei una puttana di merda perché ti sei permesso di offendere mio marito, me, la mia famiglia. Hai detto delle schifezze a tutti. E qua ce ne ho di materiale, ma tanto dovrei fare tipo after per stare qua a far sentire tutto. Bollettini. Allora, innanzitutto sto sentendo in giro quello che sta succedendo tra Chiara D'Alessandro e Sonia Brughi, la Cremaschina, insomma, Bonolis. Io ringrazio Chiara per avermi difeso, ma non c'era nulla. Allora, sono venuta in bagno perché penso che il bagno sia il luogo più adatto per spiegare bene questa faccenda, tutto quello che sta succedendo. E Follettina, prego, non c'è di che, cara. Ovviamente gli ho tolto l'amicizia su Facebook perché veramente non ho parole. Le persone, vabbè, lasciamo perdere. Allora, ho visto che appunto ho difeso una persona che comunque è stata derisa e questo lo sanno tutti. Ovviamente, Folli, tu sei libera di andare dove vuoi, con chi vuoi, cioè non è che io ti ho mai detto ah, oh, devi vergognare, svergognare Bonolis. Assolutamente, tu mi hai detto grazie di quello che è successo, l'hai ripetuto anche adesso, non ce n'era. Appunto, non ti difenderò mai più perché sai bene quello che vuoi, sei liberissima di andare in un programma che, pur non rispettando i canoni di perfezione, ma va bene così perché è una tua scelta, giustamente, cioè chi sono io per dirti quello che devi o non devi fare? Assolutamente nessuno. Sono pienamente d'accordo con te. Vedo che comunque hai colto subito al balzo come un felino l'occasione di prendere questa scusa per appunto implorare di essere ripresa in un programma. Brava, hai fatto bene perché così hai dimostrato di non essere stupida, di essere furba, cose che io sempre. No, qui devo assolutamente brillare perché io sono un passo avanti a tutti voi. Cara Folli, no, vabbè. Questo ha veramente del super super trash perché mi è venuta la notifica che stava praticamente annullando l'invio di tutti i messaggi che mi ha mandato. Ma la cara Follettina furbettina non ha tenuto conto che io non sono assolutamente una persona scema, stupida. Ovviamente avevo fatto gli screen già ieri, tesoro. Avevo fatto il registraschermo già ieri, tesoro, e te l'ho detto. Quindi ho catturato anche l'attimo oggi di vedere mentre eliminavo i messaggi. Cioè, ma quanto sono top! Ma quanto sono top che riesco sempre a smascherare. No, ma quanto sto adorando! Quanto sto adorando! Veramente, ragazzi, cioè, il bagno, tutto ciò è veramente poetico. E quindi vi ho dimostrato, come sempre detto da me, che quando mi scrivevate, povera Follettina, poverina, di qua di là, così ai tempi che comunque compariva con me, e praticamente io vi ho sempre detto: non è una persona stupida, assolutamente, sa quello che vuole, è molto furba, e appunto l'ho appena dimostrato con il fatto che ha colto l'occasione di dire che io faccio dissing. Per dire che non mi segui, adoro Paolo, Sonia, Valletta, you, ciao, best friend. Tutto ciò lo trovo veramente imbarazzante e dicevo perché io sono sempre un passo avanti a voi. Tu pensi di fregarmi? Tesoro, io nel mentre ti ho già fregato due volte. Chiaro? Bene, chiarito questa faccenda.
Adoro. Chiarito questa faccenda, vado avanti a rispondere alla cara Sonia. Quindi, via ogni filtro, via ogni cosa, devi vedermi assolutamente così imperfetta, Sonia, perché io sono un essere inferiore, come tu hai ben tenuto a farmi capire, e che devo essere derisa appunto dalle mega ragazze strafighe che ci sono in televisione. Io non rispetto i canoni televisivi, ma uno, quando mi hai chiesto di venire in TV, prima cosa. Due, ti avevo chiesto un confronto con la soubrette e tuo marito, cosa che non è avvenuta, ma hai pensato bene di deridermi e insultarmi. Ma sappi una cosa, cara Sonia, se io vado avanti è per due ragioni. Dicevo, se vado avanti è per ben due ragioni. La prima è che noi abbiamo avuto una conversazione privata, normalissima, vabbè, tu mi hai offeso. Ovviamente, non solo hai offeso me, ma hai proprio offeso tutta una categoria di donne che se non sono perfette, allora devono stare al gioco e sentirsi umiliate da quelle che sono le strafighe perché loro sono perfette. No, cara, tu forse non hai capito. Prima cosa, da donna dovresti vergognare perché un concetto così veramente, ma manco nel Medioevo, cioè ma veramente proprio. Quindi, seconda cosa, ti sei permessa di divulgare una chat che è una conversazione privata e non lo puoi fare senza il mio consenso perché non hai oscurato nome, dialogo e quant'altro. Potevi far vedere la tua parte, non la mia, anche se io non ho nulla da nascondere, attenzione. Appunto, non ho nulla da nascondere, quindi la figura, quella più meschina l'hai fatta tu, perché appunto con quella frase veramente carica di superficialità hai detto appunto cose vergognose che veramente una donna non si può permettere di dire a un'altra donna, che sia la più bella del mondo, che sia la più perfetta, che poi la perfezione non esiste. Ma ti sei fermata a pensare che magari le tue frasi mi hanno colpito e per colpa tua io sto male? Io penso solo che tu hai fatto una grandissima figura di merda e se fossi in te prenderei il tuo jet privato e andrei sulla prima isola deserta a nascondermi perché veramente sei riprovevole, veramente. Quindi sì, ringrazio tutte le donne che mi stanno scrivendo una marea di commenti, direct, scusate, non commenti, di direct, veramente tantissimi siete, addirittura che taggate lei, che mi fate vedere che scrivete a lei, per dire di vergognarsi per le parole che ha detto, che non è giusto denigrare una donna se comunque non rispetta i canoni estetici. Poi i canoni estetici perché? Io devo semplicemente parlare, quindi devo avere anche un canone estetico di livello superiore solo per dialogare. Vabbè, qua stiamo veramente toccando il ridicolo. Ovviamente io non ne faccio segreto che ho anche tanti haters, ovviamente fa parte del gioco. Haters, persone che ti seguono con affetto. Vabbè, ci sono anche gli psicopatici, vabbè, quelli manco si considerano, che dicono, ah, gne 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 gne, riassunto di una storia triste di quello che dicono. Ma il punto è che questa continua a fare storie, riposta, si fa mandare pezzi di live mie, non lo fa lei, oppure chi per lei lo fa, e comunque va avanti, ride, deride, ma tesoro, ride bene chi ride ultimo. Ora ritorno a brillare perché ti voglio dire una perla, cara Sonia. Vedi, io essere imperfetto, che assolutamente non mi vedo tale, ma sto bene nel mio corpo, sto bene con me stessa, non sono complessata per fortuna, perché se fossi complessata a quest'ora magari avrei fatto qualche gesto inconsulto per colpa tua, per quella cattiveria gratuita che mi hai dato fuori luogo e fuori contesto. Ma
Cara tesoro, ti voglio dire una cosa, io ho una famiglia bellissima, sono soddisfatta, sono appagata, sono felice. Ti consiglio magari di passare un po' più di tempo di qualità con tuo marito. Ops, forse ho toccato un tasto dolente perché magari non passi abbastanza tempo con tuo marito. Vedi, io sono molto appagata perché ho un marito bellissimo e ci passo un sacco di tempo in qualità. H24 e sono veramente fortunata e grata di avere un uomo come mio marito. Tu vai pazzo per me, io